Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Classica ma non troppo. Nelle scorse 2 settimane abbiamo visto la Sinfonia l'Italiana di Felix Mendelssohn, questo grande capolavoro che ovviamente vi invito ad andare ad ascoltare. Come dico sempre, è interessantissimo sia conoscere il brano, ma anche ascoltare le diverse interpretazioni i vari componenti delle orchestre e i vari direttori hanno dato a seconda della propria sensibilità musicale. Oggi vi voglio parlare di un altro importante capolavoro di Felix Mendelssohn. Passiamo da una sinfonia ad un ouverture. Qual è la differenza? Che mentre la sinfonia è composta dai classici 4 movimenti, l'ouverture è invece un tempo unico, che però è un'ouverture da concerto, perché teoricamente l'ouverture precede un'opera, mentre in questo caso è un'ouverture singola da concerto. Che è però molto innovativa, se vogliamo, da un certo punto di vista. Perché? Perché nel romanticismo, come abbiamo detto, la caratteristica principale è il fatto che i sentimenti vengono rappresentati in musica, trovano una loro espressione, una loro dignità attraverso i suoni musicali. Ma questo non varrà più solo per i sentimenti, ma anche per le sensazioni riguardanti la descrizione di un luogo anche fisico, e in questo senso poi nascerà un nuovo tipo di composizione che è il poema sinfonico, che per qualche tempo sostituirà in alcuni periodi storici e anche in alcune aree geografiche la sinfonia. Ma di questo parleremo più avanti, perché l'ouverture Leberti, diciamo che può essere un prima embrione di quello che sarà il poema sinfonico. Detta anche sottotitolata Le grotte di Fingal, è praticamente la descrizione sia fisica ma anche delle emozioni che l'autore prova alla visita di queste famosissime grotte di Fingal in Scozia. Cosa succede? Che nel 1829 Felix Mendelssohn si trovava in Inghilterra per dei concerti, come pianista, perché ricordiamo che Mendelssohn è stato anche un grandissimo pianista ed organista. Al termine di questi concerti, Felix Mendelssohn esprimerà proprio il desiderio di andare per qualche tempo in Scozia a visitare queste grotte, che sono ovviamente spettacolari, e comporrà questo ouverture proprio per descrivere in musica queste sensazioni. Si avverte proprio nella musica l'ondeggiare del mare su cui naviga la barca, che lo porterà a visitare queste grotte che sono formate anche da colonne basalti che ordinate in prospettiva. C'è questa vista spettacolare che Mendelssohn trasferirà appunto in musica. La cosa interessante è che siamo in una forma ancora classica, perché questo ouverture è in forma sonata, quindi con i canoni ancora classici, ma dal contenuto e dalla visione ormai invece pienamente romantica, quindi c'è anche questo dualismo non indifferente. Ovviamente anche di questo brano io vi invito caldamente all'ascolto, è estremamente suggestivo, ascoltandolo anche magari guardando le immagini della grotta di Fingal, si capisce proprio quali erano gli intenti anche descrittivi ed emotivi dell'autore, quindi vi consiglio di farlo anche in questo senso, che secondo me è un'esperienza estremamente interessante. Poi, come vi dicevo, ascoltare le varie interpretazioni è sempre molto utile anche capire anche qual è, diciamo, il nostro gusto personale a quale delle interpretazioni si avvicina maggiormente. Per oggi è tutto, proseguiamo la prossima settimana sempre alla scoperta di altre interessanti opere di Felix Mendelssohn. Grazie e buona serata.